magari quando partiamo. Ragazzi, sta per arrivare Danilo Toninello a Battipaglia. Questa è una diretta, siamo in diretta. Un saluto agli amici di Battipaglia. Sta per arrivare il nostro Danilo Toninelli in stazione e poi insieme andremo a Via Italia e poi a Piazza Madonnina e al Bar Gastone per fare questo incontro, questa conferenza stampa con i cittadini. Ecco, facciamo vedere. Va bene, siamo qua, comunque smettiamo. Vede chi dà. Ciao ragazzi, addirittura accoglienza in treno, siete troppo bravi ragazzi. Dove siamo diretti adesso? No, adesso andiamo a piedi in Italia, dove c'è questo posto dove faremo la conferenza. Aspetto il... abbiamo chiamato, mi ha detto che non era molto in conosce, certo. No, no. Permesso. Siamo grazie. Ti vedevamo, Marmele. Ci siamo preoccupati. La guerra di portatori territoriali, ragazzi, che abbiamo fare i bidoni, molto più grande, avete tanti contratti. Per fortuna, ragazzi, ci siamo. Grazie a te. Permesso, scusi. Sta facendo il lavoro che Beppe Grillo, quando lo seguimo nel 2013, che era l'inizio del movimento, anche 2012, non ne faceva più queste tavole. E comunque lui aveva un camper, Beppe, dove si riposava per una tappa all'aria. Grazie.
Andiamo per il centro, siccome è andato di là, andiamo per Vitale. Andiamo di là, che ce ne andiamo per il centro, per Vitale. Parliamo un po' dei progetti che abbiamo in mente per Battivai, della grande vicinanza che ci stanno dando tutti i portavoce, a partire dal presidente Conte, che è stato qui con noi sabato e che ci ha dato dimostrazione del sostegno e dell'impegno verso Battivai. Vogliamo raggiungere Danilo lì e poi... Poi abbiamo avuto ovviamente il sostegno anche del sottosegretario Sileri, con il quale abbiamo parlato di ambiente, di salute, dell'importanza di lavorare per contrastare il problema dell'inquinamento qui a Battivaglia, legato anche alla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti. E poi domani avremo con noi anche il sottosegretario Sibiglia del Ministero degli Interni, perché abbiamo necessità di affrontare il tema della sicurezza urbana qui a Battivaglia. Ecco, possiamo conseguire. Di qua, Farina, Farina. Capacità e potenza di fuoco, ragazzi, non è semplicissimo. Certo. Poi lui dire che dal punto di vista comunicativo non ha guai, la classe etica non è solo comunicativa. Noi siamo cittadini, pochissima di questa notte, ti dicono bene il servizio che abbiamo lasciato perché ha funzionato. Tu sai che ogni anno noi osserviamo praticamente lo scempio dei manifesti che imbracciano la città. Io ho fatto l'inizio della convenzione con un pazzo che è un comune del però. Io ho detto, noi abbiamo i nostri spazi, il nostro senso in promo lo fanno dire. Cerchiamo di rispettarci naturalmente, perché se rispettiamo gli spazi del tra degli altri, rischiamo pure di spendere i soldi di imbarazzo di casa, ma funzionale. Io ho messo un manifesto, quindi mi sono fatto un po' di... urbanistico, io non sono un urbanista, mi pare che ci siano un po' di tecnici, c'è un grande piano urbanistico, come variegata la struttura. Ma c'è il comune e comune, ma c'è da dire, guarda, che sabato è stato tutto il di Varese, quindi nord, ragazzi, le città di 100.000 abitanti, un disastro, ma un disastro.
26 anni consecutivi di centrodestra, già di partiti dello scarrato, centrodestra, partito conservato, non è che si è pubblicato. Un certo comune di disciplina. Purtroppo l'amministrazione della nazione è stata più presente solo perché siamo la qualità al pari di verità. Adeguatamente manutenuta potrebbe essere anche Volevo dire che comunque sono partito con 15 gradi, la mattina alla casa, 15 gradi con la mia, 15 gradi con la mia. Infatti adesso ho preso la giacca sbagliata, ho preso quella di lana, no, però la giacca la devo levare. Diciamo che adesso invece la parlare magari se siete voi magari il sindaco mettiamo questo, ok? Lo dire tu quello? No, mettiamo questo.
non vuoi fare questo, stai in diretta. Stai in diretta. Che devi fare questo? La tua tua? Vediamo dopo. Ma fai questo. C'è il cavalletto in macchina, non riusciamo a portare. Mi dai una sedia, forse il tuo sedia. Aspetta, va bene. La facciamo dopo che finisce? No, no. Sedia. Un po' di scotch ce l'hai? Un po' di scotch. Mettere lì. Buongiorno. Sì, mi raccomando. Pronto? Ricordo. L'hanno fatto in quei fatti. Fatto, bastava lui. Spostiamo tutto da avanti, grazie. Sì, signor Duca, non posso io. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno, è un piacere avervi qui e do il benvenuto a Danilo Toninelli. Grazie Danilo, noi siamo qui a Battipaglia con un gruppo di attivisti che in realtà conoscono tutte le problematiche di Battipaglia e i temi che stiamo portando avanti da anni e abbiamo una lista con dei candidati, persone effettivamente che conoscono il territorio, le problematiche, hanno avuto sempre un rapporto di collaborazione con noi parlamentari e abbiamo portato a casa tanti risultati e tanti altri sono ancora in corso d'opera. Voglio dire che abbiamo un nostro candidato sindaco Enrico Farina, a cui faccio un lungo saluto a lui e a tutti i candidati. È un attivista storico e quindi devo dire che grazie a lui e alla forza di tutto il gruppo siamo riusciti a rappresentare il Movimento 5 Stelle qui nella città di Battipaglia, perché vogliamo dare a Battipaglia il vero cambiamento. Grazie a te, come sai, quindi dopo ti cedo la parola, abbiamo portato l'aeroporto di Ponte Gagnano che per noi rappresenta uno sviluppo, un volano dal punto di vista economico, sociale, culturale e grazie alla collaborazione dal punto di vista della Regione Campania, il rappresentante, abbiamo qui con noi il Presidente delle aree interne Michele Cammarano, grazie anche a Michele. Quindi, come dire, quando si fa squadra, quando c'è una collaborazione, si riesce sempre a dare ai cittadini ciò che i cittadini meritano. Grazie, passo la parola a Michele Cammarano per un saluto. No, in realtà volevo che parlasse il mio sindaco, il nostro Danilo, che ho sempre piacere a rivedere quando ci capita. Per quello che siamo riusciti a fare qui a Battipaglia, ma per tutta la provincia di Salerno, e quello che riguarda l'aeroporto di Ponte Gagnano. Per me è stata una grande sfida, tra virgolette, rubare quell'aeroporto ai finanziamenti che erano stati destinati tempo prima. È stata una grande, voglio dire, anche vittoria veder finalmente cominciare i lavori. Qui in Campania abbiamo un solo scalo aeroportuale, la Puglia ne ha quattro, quindi quando ci si parla di turismo, si parla di sviluppo di un territorio,
non poteva esimersi il secondo aeroporto in Campania, e il secondo aeroporto in Campania è in provincia di Salerno. E questa è la grande vittoria che abbiamo raggiunto grazie a Danilo, per non parlare dei trasporti sostenibili, che hanno avuto un grosso impulso, un grosso input, anche per via di un ministero che avevamo e funzionava benissimo. E io lo voglio dire, perché non solo voglio dire l'ultimo arrivato in politica, è stato uno dei migliori ministeri che abbiamo mai visto, che ha funzionato. Grazie. Ok Danilo, allora noi ci accomodiamo e facciamo una chiacchierata con i nostri amici battipagliesi, che ringraziamo questa mattina di essere qui con noi, anche perché considerate che è una giornata ovviamente feriale, quindi alla fin dei conti stanno lavorando e siamo molto lieti che comunque siano sempre presenti nelle nostre iniziative. Noi ci muoviamo in modo tra virgolette spontaneo, non abbiamo diciamo quell'atteggiamento per cui dobbiamo necessariamente portare pubblico ai nostri incontri, quindi noi semplicemente invitiamo ad un dialogo, la cittadinanza, invitiamo ad una riflessione condivisa. Questo è anche l'atteggiamento con il quale sabato scorso abbiamo avuto qui il nostro presidente Giuseppe Conte, e la nostra piazza era gremita. Secondo i dati della questura c'erano circa 1200 persone, non si è mai visto a Battivaglia un incontro politico così importante e sentito, è stata un'emozione continua. Io ho avuto la fortuna di stare al suo fianco e abbiamo registrato delle sue, diciamo, esternazioni, che non mi vergogno a dirlo, alcune le ho risentite per decine di volte, ogni volta un'emozione immensa. L'emozione di sentire che ci sarà il nostro Giuseppe Conte qui con noi, se Battipaglia lo vorrà, giustamente, il 4 di ottobre, se Battipaglia lo vorrà, saremo con lui per i prossimi 5 anni, perché si è impegnato a essere al nostro fianco, insieme ai nostri ministri, ai nostri sottosegretari, insieme a te sicuramente, perché tu già sei stato qui a Battipaglia per aprire un discorso sull'alta velocità, e oggi abbiamo la fortuna di averti visto arrivare con diciamo l'alta velocità, e vogliamo lavorare su questo aspetto per renderlo ancora più forte, più incisivo, perché le nostre imprese hanno bisogno di ossigeno. Noi abbiamo una ZES ed è un'area sulla quale necessariamente dobbiamo continuare ad investire, dobbiamo fare in modo che, anche grazie a Luigi Di Maio che è stato qui la settimana scorsa, lui ci ha raccontato una storia, Luigi ci ha raccontato la storia di una piccola impresa che lui ha avuto modo di far conoscere in alcuni mercati asiatici, dove producevano un olio come quello che noi abbiamo ad esempio delle colline dei Picentini, oppure del Cilento, e quest'olio lo vendono addirittura adesso a 50 euro alla bottiglina, e hanno fatto una cosa molto carina suggerita da Luigi: hanno messo un QR code dove le persone potevano dall'altra parte del mondo vedere dove nasceva quest'olio. Allora perché non lo possiamo fare anche qui a Battipaglia? Perché non possiamo dare alle nostre imprese l'opportunità di mettersi in discussione e di avere un supporto per farsi conoscere all'estero? C'è stato anche Mario Furore, che tu conosci benissimo, europarlamentare, insieme agli altri europarlamentari ci ha fatto una proposta dal 5 di ottobre, se vorranno avere un'amministrazione 5 stelle, i nostri imprenditori potranno esporre i propri prodotti in Europa, a Bruxelles, li sceglieremo insieme, e ovviamente in un ordine che decideremo tutti insieme in modo trasparente, per dare visibilità e dare forza al nostro territorio. Qui abbiamo delle risorse meravigliose, Danilo, abbiamo una litoranea che è qualcosa di inespresso, una perla, però purtroppo viene ancora oggi, mi viene quasi da piangere su questa cosa, purtroppo è martoriata, è mortificata dall'incapacità, piuttosto non soltanto degli ultimi 7, 8, 10 anni, ma da 30 anni abbiamo un tesoro che deve essere valorizzato. Il nostro mare deve essere pulito e la nostra fascia costiera deve essere esagibile per le risorse turistiche che possiamo esprimere. Battipaglia è una perla, è un qualcosa di meraviglioso. Noi, se avessimo la possibilità di poterla guidare con la squadra di Giuseppe Conte, con voi, io penso che potremmo dare grande soddisfazione ai nostri cittadini. Faccio un'ultima battuta, poi ti lascio ai nostri amici. Io ho fatto con Giuseppe Conte, abbiamo riflettuto su una metafora. Io ho immaginato Battipaglia come una bellissima auto, un'auto che negli ultimi 30 anni è stata parcheggiata, è stata, diciamo, un po' abbandonata,
si è riempita di polvere. Ogni tanto la facevano uscire, però in realtà non ha mai corso per le reali potenzialità che aveva. E allora noi vorremmo in quest'auto nella quale io dietro ho i figli di Battivaglia, c'ho mia figlia e c'ho tutti i bambini di Battivaglia che dobbiamo portare in Europa, grazie a Luigi, grazie a Mario Furore, per far conoscere il nostro territorio e creare opportunità economiche. Ma vicino a me abbiamo il presidente Conte che si è impegnato ad essere il nostro copilota per i prossimi 5 anni, insieme a voi, ed è su questo che io invito tutti i cittadini di Battivaglia il 4 ottobre, perché sta a voi questa responsabilità, avete la chiave in mano con quella scheda elettorale, se voi vorrete potete accendere questo motore e far partire Battivaglia per valorizzare realmente le potenzialità che ha. Io vi ringrazio e lascio la parola al nostro amico Danilo Toninelli, grazie. Grazie, grazie Enrico, grazie, grazie a tutti, perché per me è come tornare indietro di circa 2 anni, 2 anni e mezzo. Guarda, io devo, è sufficiente che racconti delle storie, dei racconti di vita, degli episodi di vita che motivano il perché e sono sufficienti a motivare il perché è giusto dare fiducia ad Enrico e al Movimento 5 Stelle qua a Battipaglia per risolvere tanti dei problemi risolti di questa città. Mi viene a bussare alla porta quella ragazza lì, che è una delle vostre portavoce territoriali. Ero al Ministero. No, ma sono cose vere, non è nulla di inventato. Perché è importante questo modello operativo della politica? Perché è libero. Non c'è un interesse da soddisfare quando occupi dei luoghi di potere, non c'è un ministro che va a occupare un posto di potere, un sindaco che va a occupare un posto di potere per poi far che cosa? O soddisfare un interesse personale o soddisfare un interesse di bottega. Quando sei libero, la tua porta è sempre aperta, quindi Felicia entra e mi prospetta un problema. Il problema di un porto, il problema di un treno, il problema di un isolamento, di un territorio straordinario che però ha una capacità di crescita inespressa. Da quanto? Da mesi? No, da decenni. E quindi iniziamo ad andare a fondo dal dossier, iniziamo ad andare a vedere che questo aeroporto, un aeroporto che era a pochi metri dal fallimento, stava chiudendo, i voli non c'erano più, gli investimenti erano finiti o se c'erano non venivano utilizzati per colpa della politica. E quindi ci siamo rimboccati le maniche, si sono rimboccate le maniche, perché si parte dalla regione, si arriva in Parlamento e si va al Ministero. E nel caso in cui Enrico diventasse, io spero fortunatamente per i cittadini di Battipaglia, sindaco, si partirà da Battipaglia, si arriverà in regione, si arriverà a Roma in Parlamento e si arriverà al Ministero. Perché mi dicono, e me lo dicevano anche quando siamo venuti a fare la conferenza stampa circa 2 anni fa, dove pure mancava in aeroporto l'aria condizionata, ecco, che il presidente De Luca continua a ripetere che lo sblocco del cantiere dell'aeroporto di Salerno è una conseguenza diretta ed esclusiva sua. Ma qua non c'è, ma veramente non c'è da mettere, non c'è la volontà di mettere il cappello sopra niente. C'è semplicemente una descrizione di fatti, perché noi siamo persone per bene, cittadini prestati alle istituzioni che danno tutto se stessi. Se sbagliano lo ammettono, chiedono scusa e cercano di rimediare. Se invece fanno le cose giuste, come in questo caso, perché i soldini per l'aeroporto li abbiamo messi noi, li abbiamo sbloccati noi, abbiamo fatto ripartire noi quel cantiere che oggi tu mi racconti, entro il 2023 con tutta probabilità quella pista che finalmente arriverà ad oltre 2000 metri, perché è importante, perché almeno ci arrivano gli aerei di grande portata, ci sarà, sarà un cantiere terminato. E provate a applicare questo modello a qualsiasi livello, perché la cosa è identica su questa strada, sulla viabilità, sui parcheggi, sul decoro urbano, sui giardini pubblici, sulle mense scolastiche, sugli asili nido, è la stessa cosa, E ve lo dice da lombardo, conscio che tante problematiche si ripetono, perché i limiti umani, credetemi, i limiti umani sono enormi. Vi parlo un lombardo che ha avuto decine di migliaia di morti in Lombardia per il Covid, che oggi può dire che anche in altre regioni ci sono criticità politiche, gestionali nella sanità. Perché? Per il discorso di prima, perché quando tu vai a occupare un ruolo di comando e rispondi a logiche di partito, inizi a piazzare uomini di partito che magari ti ritornano il 10-15% di stipendio e quindi non sono più dipendenti dal pubblico, dipendenti dai cittadini, ma sono dipendenti da chi li ha piazzati
infatti gli ridanno anche un pezzo di stipendio e quindi l'obiettivo non sarà mai, ma mai quello di soddisfare l'interesse generale. L'interesse generale lo soddisfi se hai le mani libere. È questo, l'unica via è questa. E credetemi, con tutti i difetti che abbiamo, con tutti i limiti che abbiamo, abbiamo veramente, lo dico con sincerità, le mani libere. Ed è la base di partenza più importante a chi ci dice che vi dice che servono i super tecnici. Rispondete che è falso. Perché i super tecnici molto spesso hanno la competenza solo in quell'ambito, ma altrettanto spesso sono dipendenti da chi li ha piazzati. Invece il politico con la visione e con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della gente, i super tecnici se li tiene, se li chiama. A fare che cosa? A fare quello che gli interessa, a fare il ponte di Genova, ad esempio. Scusate se richiamo questo esempio, ma il ponte di Genova, il nuovo ponte di Genova, costruito in meno di 2 anni, meno perché i primi 6 mesi dal crollo era sotto sequestro da parte della magistratura, è stato costruito in così poco tempo e così bene perché c'è stato qualcheduno che ha deciso, e ci voleva un pochetto di coraggio, lasciatemelo dire, non ero stato l'unico ovviamente, di andare contro ad uno dei sistemi più potenti che c'era in Italia, che è quello dei concessionari, ragazzi miei, autostradali, aeroportuali, marittimi, che guadagnano miliardi di euro all'anno. Ma se tu sei libero, se tu la posizione che ricopri non la intendi come un obiettivo raggiunto, ma uno strumento per realizzare l'obiettivo di fare del bene alla gente, che fai? Te ne fotti, scusate il termine, del fatto che siano potenti e forti e chi ti assalgano mediaticamente come reputazione, e fai la cosa giusta. Li escludi dalle gare, li escludi dalle ricostruzioni, li escludi dalla gestione, perché hai fallito, e chi fallisce se ne va, perché se gestisci una cosa pubblica la devi gestire come fosse casa tua, come fosse il pavimento di casa tua, non come fosse un qualche cosa da abusare, e quindi te ne vai, interviene lo Stato e ricostruisce. La stessa cosa farà Enrico, la sua giunta, la sua squadra, tutti quelli che potranno amministrare questa città. Che quante criticità, Enrico, quante criticità con questa leggerezza, a dir poco, nella gestione. Ne ha tante che possono essere sanate con la normalità, senza dei geni del non servono i fenomeni della politica, serve tanta sana normalità e tanto sano coraggio. È questo che serve, e i ragazzi giovani e quelli che non per forza hanno l'obiettivo di diventare ricchi e famosi come quasi tutti noi del Movimento 5 Stelle, che ci tagliamo lo stipendio e facciamo politica per pochi anni, non possiamo fare altro che trovare soddisfazione nel fare del bene agli altri. Perché se la politica non la fai come professione, per avere soddisfazioni, se non la fai appunto come professione, come carriera, come soldi, la soddisfazione unica ce l'hai se ottieni qualche cosa dai grazie e dai sorrisi delle persone. Quindi viva Battipaglia, viva il Movimento 5 Stelle, e speriamo che la gente capisca che è una grande opportunità, altrimenti veramente non si venisse a lamentare sempre solo da chi è rimasto con le mani libere, unico a poter dare una mano. C'è una possibilità di dare noi in mano questa bella e importante città, datecela e vedrete che faremo la differenza. Grazie. Allora, prima di concludere, Danilo, vorrei chiederti la gentilezza, qui c'è una tua opera. È una tua opera, sì, molto bella, se ci puoi dare un cenno per quanto riguarda... Certo. Sì, queste cose mi fanno emozionare, nel senso che non avrei mai pensato di scrivere un libro, di essere in grado di scrivere un libro, perché ci ho messo circa 2 anni, non è stato per nulla facile, ma penso e spero, e lo dico con convinzione ma altrettanto umiltà, che possa dare una mano alle persone che lo leggono, soprattutto a quelle persone che, io dico quasi sempre giustamente, sono scoraggiate dalla politica, perché questo individualismo, questo doppio giochismo, questo arrivismo, che sono purtroppo caratteristiche quasi sempre esistenti nella politica, nel sottoscritto, in Felice, in tutti gli altri presenti qua del Movimento 5 Stelle, credetemi che non ci sono. E io qua racconto una storia che fa vedere, diciamo, due mondi. Il mondo reale, quello che
porta il Freccia Argento dalle vostre parti, quello che sblocca il cantiere dell'aeroporto di Ponte Cagnano, e poi quello che viene narrato, quello che arriva alla maggior parte delle persone, quello che ancora mi mandano a fanculo tra per strada, mi dicono Toninelli, è quello del monopattino, e dico bene, sono contento di aver legalizzato il monopattino, non ti piace non usarlo, ti piace utilizzarlo, bene. Raccontare quello che è la realtà e quello che invece è come viene descritto. E quindi ci sono una serie di episodi che secondo me veramente possono dare una mano a capire come ancora oggi nel 2021 ci sono persone per bene che invece vengono descritte con limiti, per l'amore del cielo, io non sono nessuno in particolare, sono un grande lavoratore, altruista, generoso come tanti, che ha avuto immeritatamente una possibilità incredibile di ricoprire prima il ruolo di parlamentare e poi il ruolo di ministro, e ha detto io do tutto me stesso, mi attaccano, mi fanno di tutto, non me ne frega niente, ogni giorno per me è come l'ultimo giorno in quel ministero, e se sto un giorno in più posso magari risolvere un cantiere in più, però ti viene descritto come l'esatto opposto, come l'esatto opposto, non diciamo altre cose. Poi dopo vai a guardare i numeri, e ci sono persone molto più tecniche di me, come Agostino, che i numeri sui cantieri li conoscono bene, quindi una narrazione catastrofica, cantieri bloccati, società, economia in ginocchio a causa di Toninelli, del Movimento 5 Stelle, poi fa il decreto Genova, fa il ponte in un anno e mezzo mai visto prima, fa il decreto sblocca cantieri, e dimmi tu Agostino se magari mi ricordi nell'anno dopo quanto erano aumentate le gare. Eravamo non nei numeri ma nei soldi, erano decine di miliardi. ANAS non aveva mai bandito così tanti fondi, ma anche RFI. Ma in realtà il pregio grande veramente è il commissariamento di Genova, mai visto una cosa del genere in Italia, e poi ha avuto effetti, dobbiamo ricordarli a tutti, sul successivo decreto semplificazioni. Oggi i commissari che nomina prima la De Michele e oggi adesso col governo di Draghi sono figli del provvedimento di Danilo Toninelli, che sono testimoni. Un lavoro mostruoso di un cittadino per bene, grande lavoratore, capace nella sua materia ma non esperto nei lavori pubblici, che col darsi da fare con una struttura dietro veramente ha messo in ginocchio all'angolo le lobby del potere, che ovviamente con i media se la sono presa, come lui dice giustamente la storia, del ministro più attaccato perché è stato il più bravo e assieme a Luigi Di Maio di quel primo governo Conte 1. Io non lo so, che sono più bravo o non più bravo, e te ne sono infinitamente grato. Quello che posso però dire è che il decreto sblocca cantieri, di cui un professionista come Agostino vi ha appena detto, di un aumento di decine di miliardi di soldi pubblici messi a terra e non tenuti lì fermi, è anche grazie a persone come lui, perché io, laureato in giurisprudenza, vado al MIT, che faccio? Mi contorno di giuristi e di tecnici ingegneri, non è che si possa fare quello, servono tanto i giuristi quanto gli ingegneri, e uno di quelli che gestivi i tavoli in Parlamento e uno di quelli che ha fatto relatore anche allo sblocca cantieri è Agostino. E se oggi ANAS e oggi i cantieri non lo dice nessuno, sono scritti nero su bianco ma non lo dice nessuno, addirittura per farvi capire, la settimana scorsa c'è un articolo su Repubblica, che Repubblica la conosciamo tutti, che parla dei numeri di ANAS. ANAS è una nomea che tutti conosciamo, io ho cambiato l'amministratore delegato, ho voluto scegliere uno dall'interno, insomma vado al dunque. I numeri straordinari, è stato 3 anni questo signore qua, è ancora lì ma vogliono sostituirlo anche lui purtroppo, nonostante i risultati. Niente, i numeri sono straordinari, tu leggevi l'articolo e dici, che cazzo, fantastico, non si è mai visto una crescita, ma incredibile, hanno tagliato delle cause, avevano circa 10 miliardi di accantonamenti, ma delle cifre incredibili, tagliato le cause, accelerato le gare, accelerato i cantieri, ha semplificato le procedure, il titolo era Caos ANAS, e tu dici, ma porco cane, 9 italiani su 10 leggono il titolo, poi hai letto questo doppio paginone, perché era molto analitico, era di natura contabile, però il titolo era Caos ANAS, avete capito il livello? Ed è poi per cui un ragazzo normale come sottoscritto si chiude in un monolocale in affitto a Roma, siccome dal giorno prima lavorava tutto il giorno e decorreva a destra e a sinistra, la mattina e la sera si trova ad avere semplicemente un po' di più di quel bene prezioso che manca a tutti, che è il tempo, e ho deciso di dedicarlo scrivendo una testimonianza personale, e siccome poi le condividevo con i ragazzi come quello che mi sta filmando e altri ragazzi
a me vicini, che, a cui ho sempre voluto bene, loro mi dicevano: Danilo, è bella come cosa, mettiamola, corpiamola. E oggi autoprodotto, autopubblicato, cosa che non è tanto così, nel senso, io non sono andato da nessuna casa editrice, ho detto, siccome sono un cittadino prestato alle istituzioni, che fa politica a tempo determinato, io non sono uno che va da una casa editrice, che segue tutto il percorso, faccio le cose alla mia maniera. Ragazzi, questa roba qua per parecchie settimane è stata tra le prime in classifica, non si vede tanto, non si guadagna, quindi non diventerò mai ricco, ma non frega niente scrivendo un libro. Però ragazzi, è una grandissima soddisfazione, è la dimostrazione che gente per bene, normale, che fa squadra e che fa comunità, fa una vera rivoluzione negli interessi della collettività. E questo è il sunto del fare politica. Grazie infinite. Grazie Danilo. Passo la parola a Enrico. Allora, noi continuiamo il nostro percorso adesso con Danilo, andremo all'aeroporto di Ponte Cagnano per vedere a che punto stanno i lavori, anche perché poi Michele, Felicia stanno costantemente monitorando per essere sempre presenti e per comprendere quali possono essere le difficoltà, però è giusto che tu hai dato il là a questa grande progettazione che porterà Battipaglia ad avere un'opportunità maggiore in termini commerciali, in termini industriali, in termini economici, ma anche turistici, tu possa avere contezza dello stato in cui stanno procedendo i lavori ed eventualmente anche dire fare una riflessione in quel posto rispetto a questa grande opportunità per il nostro territorio. Io ti ringrazio oggi perché so che stai facendo anche tu un tour estenuante, un pochino come il nostro Giuseppe Conte, a cui va sempre il mio saluto e il mio applauso, perché è il nostro punto di riferimento in termini di valori. Ti vogliamo dare anche la nostra mascherina come se fossi uno dei nostri candidati oggi, perché anche tu fai parte della squadra. Se Battipaglia vorrà avere un'amministrazione farina, un'amministrazione 5 Stelle, Danilo tornerà e ci darà il suo supporto, la sua esperienza, che è stato utilissimo a portare avanti il ponte di Genova per completarlo, e faremo la stessa cosa con le nostre opere e con i nostri cantieri. Grazie a tutti, buona giornata. Allora ragazzi, chi eventualmente vuole una copia, disponibili, sono... Ok, grazie. Enrico, Marina, Marina, Marina.